Amici, vi saluto e vi do il benvenuto in questo nuovo video sugli errori e le curiosità nei film comici anni 70, 80 e 90, oggi versione short, dai, fatemi andare al mare. Questa volta tocca a Piedone lo Sbirro, un poliziesco del 73 con Bud Spencer protagonista e ad Alberto Merli. Tra i tanti attori partecipanti troviamo Enzo Cannavale e Angelo Infanti. Il film fu diretto da Steno e le musiche furono affidate agli Oliver Onions. Rizzo è un commissario di polizia che a Napoli è solito sbrigare le faccende con i cazzotti più che con le armi e i malviventi spesso ne escono con le ossa rotte. Lo sa bene Joe, un militare un po' fattone che nelle prime scene spara all'impazzata alla polizia da un palazzo. La missione di Rizzo è appunto liberare Napoli dai traffici di droga, inizialmente occupandosi di un certo Ferdinando Scarano o Barone, ex protettore di prostitute che, affiliatosi con i marsigliesi, tenta di far carriera cercando per loro nuove piazze per lo smercio della droga. La storia si complica un bel po' quando Rizzo viene sospeso dalla polizia per i suoi modi di agire non proprio ortodossi. Durante le indagini non ufficiali, un certo omicidio, che non sto qui a raccontarvi per evitare spoiler, sarà commesso allo scopo di incastrare il commissario per metterlo fuori gioco. Naturalmente vi consiglio di vedere il film, se non avete il DVD vi lascio il link di Amazon in descrizione per acquistarlo. Curiosità nel film ne abbiamo? Il film ebbe talmente tanto successo che la Titanus ordinò a Steno di prepararne un altro, però stavolta ambientato a Hong Kong. Il sequel si riconfermò al botteghino e altri due film di Piedone furono prodotti, chiudendo così una fortunatissima quadrilogia da sempre nella top 10 dei maggiori incassi per la commedia all'italiana. Per descrivere meglio le caratteristiche cazzare di Obarone, che in questo film si comportava un po' come Manuel Fantoni, la produzione non badò a spese e diede ad Angelo Infanti una bellissima Lamborghini e spada. La vettura sfrecciava a 280 all'ora, sviluppava 350 cavalli ed era un 4 litri a 12 cilindri a V, veramente bella. Glauco Norato presta la voce a Bud Spencer solo in Piedone lo Sbirro nella tetralogia. Nei film successivi Carlo doppiò se stesso e tutto ciò ci lascia un po' perplessi. Leggendo quella so che ci furono degli attriti tra Onorato e Giuseppe Pedersoli e questa tesi resta valida e giustifica i casi in cui Fiorentini sostituì Glauco nel doppiaggio di Bud in altri film. Voi che ne pensate? Vediamo se vi trovo qualche errorino divertente, va! Piedone raggiunge il militare in cima al palazzo per disarmarlo. Non appena raggiunge la vetta, vediamo l'uomo piazzato frontalmente all'obiettivo e con la pistola puntata. Negli stacchi successivi, però, a seconda delle inquadrature, il militare assume una posizione di lato. Guardate bene. Restiamo sempre qui. Piedone lancia la sua giacca a terra per costringere il marinaio a sparare l'ultimo colpo. La giacca ora è dietro al muretto delle canne fumarie. Poco male, se non fosse che, finita la scena, la giacca di Piedone è stranamente da tutt'altra parte. Siamo in pizzeria, c'è un po' di casino. Piedone interviene e mano mozza alle sue spalle un mobile con gli scaffali pieni di bottiglie. Osservateli bene. Nelle inquadrature successive, senza che nessuno le tocchi, le bottiglie assumono posizioni diverse e gli scaffali tendono a svuotarsi. Guardate! Vediamo una tra le battute celebri del film che ho scelto per voi. Dammi la sigaretta, va! Dammi bene, Manamuzzi. E con questa vi siete fumate pure domani. Come al solito vi invito a aiutarmi a tradurre il video in inglese, link è in descrizione. Se avete difficoltà a trovare i video vi basta andare nella home alla voce playlist. Mando un saluto particolare a Rocco Ligori e Alessandro Oliva, ciao ciao! Se vi va ragazzi lasciate un commento che mi fa davvero piacere. Se apprezzate questi video premiatemi con un like e condivideteli con gli amici. Vi ricordo che l'iscrizione al canale è gratis, basta un click sul tasto iscriviti e sulla campanellina accanto per essere sempre avvisati sulle novità. Il prossimo video presto ragazzi, ciao ciao.